No, no, io esco. Esco dai binari. Ciao a tutti ragazzi, sono Silver Dix e sono tornato qui su Burnout Paradise. Sì, ho appena acceso il gioco, già con Action mi lagga nel caricamento, guardate quanto tempo ci mette. Io ce l'ho con Action, però forse fino a quando non troverò un programma migliore. Entra su Paradise, ecco, già caricato. Questo è quando mi arrivano due nuove vetture, mi fa vedere la schermata così. Allora, Lantern Meskit, che non sono andato a ritirarla nel precedente episodio. Eccola, la provo fiera, guardatela. È abbastanza... continua, ok. E poi abbiamo la Nakamura Firehawk V4. Che cazzo, una moto! No, questa non... no, non ha senso. Da quando in qua c'è le moto su quel... vabbè. Non le useremo mai, non le useremo mai. Nakamura FV, un'altra moto sicuramente. 1100, cazzo. Ma non credo le useremo mai le moto, perché servono, se non ricordo male, solo le prove a tempo, una cosa del genere. Le gare proprio non si possono fare. E poi abbiamo la Nakamura SI7. Questa è più figa, questa mi piace. Madonna. Cos'è? Ok, ora devo scegliere una di queste vetture. Scelgo naturalmente vetture, non scelgo moto. Allora, scelgo questa qua. Anche se è brutta, però è molto resistente. Cioè, poi è un altro tipo di turbo. Infatti questa qua serve molto per... essendo molto resistente, che fa? Aspetta. Urtando e effettuando takedown contro altri piloti, accumuli del turbo che puoi usare quando credi opportuno. Ho capito. Quindi quest'auto guadagna turbo solo lanciando in aria altri piloti. Ho capito com'è che funziona. Dobbiamo andare a trovare per riparare la Dai, dai, resisti. Dai che sei arrivato, ho distrutto la ruota. Solo la ruota, ragazzi. È quello che conta. Dai che siamo arrivati allo sfascia carrozza. No, che cazzo è il meccanico. Il meccano. Andiamo a fare un evento. Allora, qua dovrebbe stare una furia stradale, ossia quelle eventi del cazzo che vi farò vedere fra poco. Come si vede al contrario la visuale? No, così. Come si vede la visuale indietro? Non lo so, è così. Allora, prendiamo. Qua c'è un evento, furia stradale, ok. In pratica l'evento consiste. Sentite? Zitti. Questa è furia stradale. Una battaglia a furia di takedown che passa per tutta la città. Batti il numero di takedown richiesti prima che la. E in pratica spingere in aria le più auto possibili, più auto avversarie possibili. Le auto avversarie sono queste qua che corrono. Quindi allora, qua dice almeno fanne due, cioè spingi, fai un takedown almeno su due auto. Io ne farò di più di due auto, perché sono più bravo. Lanciamo in aria quest'altro, mamma che lag. Ok, e due sono andati, quindi ho l'obiettivo sfida raggiunto. Ora potrei anche annullare la sfida, vincere, però io la continuo. Però per vedere quanto cazzo lagga, ma no, ma a parte. Per continuare, perché mi diverto di più. Mi diverto a lanciare in aria tutti. Dobbiamo uscire fuori dalla città, perciò prendiamo questi stradini del cazzo. Premio Paradise, frenesia. La madonna, 5 takedown. Ha chiuso la portella poi. Siamo arrivati a 6 di fila. So che non state capendo un Kaiser, però. Allora, in pratica questa gara puoi andare dove cacchio vuoi, senza che nessuno ti dica niente. Cioè, non c'è un punto preciso di fine. Cioè, qua posso andare dove voglio. Ok, ho fatto 7 takedown su 2. Questo è il bello, ne ho fatti 7 su 2. Dai, spingili. Grande, spingili tutti. Spingili tutti. Che è successo? La macchina mia è sparita. No, 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 che cazzo. Ancora non mi sono schiantato. Ah, c'è il tempo, quindi rimane un minuto di tempo. Affanculo, mori. Che cazzo mi ha fatto andare sui binari? Che cazzo ci faccio sui binari io? E gli altri? No, no, io esco. Esco dai binari. Dove cazzo vado? Oddio. Che crash. Mi sono schiantato tutta. Dove cazzo va? Sì, respawno qui del nulla. No, ma che cacchio. Che cazzo ho fatto? Continuiamo, vai, accelera. Dai, basta usare turbo. Infatti, avete visto che il turbo dopo un po' finisce. Se avessi usato la prima auto, oppure la Nakamura, quell'altra, non ci sarei riuscito a far niente. Allora, qua vicino dovrebbe stare uno sfascia carrozze, una base. A miei tempi era così.
Minchia come lagga pure tra le montagne. Dai, lagga di meno, dai. Qua una stradina. Scorciatoia, pannello rosso. Ok, 4 su 120 cartelloni sfondati. Un altro cartellone ro... Oh mio Dio. Troppi incidenti, furia stradale o uomo nel mirino. Distruggerai la tua vettura. Usa le autofficine per rimetterti. Ah, ecco, danno critico. In pratica, se vado ora a fare un altro incidente di merda, rischio di distruggere completamente la macchina. Vabbè che è finita la gara. Però rischiavo di distruggere tutta la macchina e perdevo, diciamo, no? Due tech down, ne ho fatti 11, ma fa niente. Silver DX, migliore in 5 vittorie. Altre 5 vittorie e poi potrò salire di grado. Ecco qua un altro sfascia carrozze. Segniamocelo questo. Cambiamo pure macchina, visto che stiamo. Pronta per una nuova sfida burnout. Cambiamo macchina, prendiamo la Nakamura S6-7. Questa qua è un altro, è meno resistente, però non serve un cazzo. Allora, ora devo trovare anche riparazioni qua vicino. Come questa, puoi usare il turbo solo quando la barra è piena. Queste sono le uniche auto in grado di ottenere dei burnout quando sfrutti tutto il turbo in una volta. Allora, questa vettura, quanto ho capito, se non posso usare il turbo fino a quando la barra non è piena. Quindi proviamo a far salire la barra. Ok, non posso usarlo. Ok, ora lo posso usare. Il tuo turbo è al massimo, usalo tutto in una volta per realizzare un burnout. Ok, sto usando tutto in una volta. Ecco qua. Ah, ecco, se io lo uso tutto in una volta, facendo sempre acrobazia, queste stronzate qua, faccio un burnout. Sì, devo trovare una gara e non una scorciatoia. Guardate come cazzo accelera la macchina. Però se lascio per... Ah, ecco, non posso più riusarlo il turbo. Ho capito. Queste sono vetture tutta velocità. Devi saper usare e basta. Devo capire qualcosa. Quello stronzo. Dove cazzo? Sì, ma devo trovare una gara. Il problema è che sto tornando nella città. Io non devo tornare nella città. Perché cazzo mi stanno facendo tornare qua? Per una cazzo di gara che non posso trovare. No, non posso fare l'avvio rapido della gara come succedeva in Need for Speed. Che basta che giravo la mappa così, sfogliavo e facevo la gara. No, qua devo andare direttamente. Perché sennò non sono contenti questi. Che macchina tutta distrutta. Cioè io l'ho appena... No, non posso vivere con questo lag. Facciamo la gara. Allora, ecco, si torna nella montagna. E questo è il bello di questa gara. Si torna verso la montagna. Cioè io sto venendo, no, devo tornare. Io sono lì. Devo dirigermi a ovest verso verso la wind farm. Sì, ma io parto prima. Perché mi superano tutti? E questi da dove cazzo sono usciti? No, l'ho usato male il turbo. Oh, non l'avevo visto. Mio Dio. Che figura è merda. Figura in merda. Dai, turbo. Muoviti. È il palo in pieno perché io sono troppo pro. Non posso perdere tempo. Questo con la macchina dorata, fantastico. La voglio anch'io la macchina dorata. Ma io posso cambiare colore la macchina. No, no, perché sinceramente questa qua, questo colore non mi piace. Mamma mia, 8 vetture, ragazzi. Wow, che drift. No, non prendo i binari, ho paura, ma sì, mi perdo. Prendiamo questa strada qui. Ah, posso anche lasciare l'acceleratore, cioè rimango con il turbo premuto, il tasto A. Funziona lo stesso. Ah, ecco, se tengo premuto l'acceleratore si sente un rumore più forte, più tosto. Ecco, ho finito il burnout perché non... Ecco, ritorna così, proprio firo. Ok, io sto seguendo la strada, ma dove devo andare? Non l'ho capito. Mamma quanto turbo. Dove devo andare? Aiuto. Seguiamo le frecce. Le frecce mi dicono di andare dritto. Oddio, ma che strada mi state facendo prendere? Ah, ok, ora giro di qua. Ah no, pure gli altri stanno facendo questa strada. Perciò sono sulla retta via. Quanto turbo. È fantasticum. Dove cazzo devo andare? La freccia. No, girare, sì. A questa giro. Non sto capendo dove cazzo. Non sto capendo niente. Sono entrato nella prateria. Infatti perdo il turbo.
No, devo uscire dall'altra parte. Cioè devo girare di qua. Turbo. Devo andare di qua, devo andare di qua, non devo cercare di essere il primo possibile. Dai, ce la possiamo fare. Cartello sfondato, ragazzi. Ah, ecco, questa è la salita. Quindi io facendo sta strada dovrei uscire proprio di fronte, no? No? Non è così? Freccia? No! Che strada ho preso? Sì, 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 ho preso quella giusta, però non ho preso il cartello. Drift. Cioè, sta macchina è una bestia. È una bestia, proprio bella, figa, forte. Gira pure di qua. Che musica di merda ho messo. Cambiamo musica. Mettiamo, andiamo di qua. Vediamo da dove usciamo. Ah, sì, sta musica me la ricordo. Ci giocavo nei vecchi Burnout. Dai, fa la curva. Cioè, ragazzi, che drift. Mai finisce sta montagna. Sta collinetta del cazzo. Siamo arrivati. Ma ce l'ho fatta. Finalmente. Hai vinto. Arrivato primo. Grande. Ora facciamo migliore in 4 vittorie. Dove andiamo? Per Paradise City gira l'Hunter Vegas. Se la incontri, mettila fuori gioco e riceverai. Vabbè, quello, credo, sì. Ok, un'altra gara dovrebbe stare qua. Qua dovrebbe essere un'altra gara. No, prova stunt. Non lo so fare. Già vi dico che non la so fare. Non so cosa sia la prova stunt, non la so fare, perciò non la facciamo. Ah, qua devo battere il record. Ok, è una sfida a tempo. Sto girando nella mappa in free roaming, devo battere il tempo. A cazzo. Prendiamo tutti i cartelloni gialli qui. Siamo, no! Dove vai? Ah, ok, grande. Andiamo di qua. Sfregacciamoci tutta. Tutta, tutti. Ok. Frenato. Le sfide strada rovente sono su misura per certe auto. Torna qui con la vettura adatta e supera la sfida. Avrai una ricompensa speciale. Ah, quindi questa sfida con quest'auto non la posso fare. Ah, perché ora esistono pure gli eventi. No, giustamente. Che siamo sul Gran Turismo. Ora devo trovare un'altra gara. Una cazzo di gara che sia per bene. Devo trovare. Abbiamo fatto una pure stradale. Una gara. Facciamo un'ultima gara. Vediamo se ce la facciamo. No! Sto andando addosso a tutti. Sì, gara. Allora, questa finisce in città. Me lo sento. Ah no, questa finisce giù. Alla wind. Ah no, in città. Niente di meno. Modo, devo passare nel centro della città. Mamma mia. Non ci posso credere. Tutto sto macello devo fare. Buttiamoci di qua, vediamo che succede. Sì, ci siamo buttati sull'altra strada. Niente di meno, dove cazzo devo andare a finire? Dio, nelle stradine come lagga. Un cartellone. Che bello. Preso. Non sì, lasciamo solo turbo senza accelerare. Sì, almeno capiamo qualcosa. No, dove vai? Dove vai? No! Che cazzo è il lago? Mio Dio. Siamo a White Mountain. Sto vedendo sulla mappa. C'è scritto White Mountain Sunset Valley. Lone Peaks adesso stiamo. Lone Peaks. Oddio, che strada sto prendendo. No, non è di qua. Non era di qua. Non è di qua che si va. Ma che strada sto prendendo? Aiuto. Aiuta. Ah, grazie che mi hai fermato. Grazie. Grazie, sei il mio eroe. Sei il mio salvatore. Grazie. Oh, vado a sbattere perché sbattere da pro. Dove cazzo vado? Ah no, si va proprio di qua. Però tutti quanti mi seguono, guarda. Wildcat Baseball Stadium è verso sud. Perché sto di qua? Verso est. No, che strada ho sbagliato qui. L'autostrada ho preso. Oh mio Dio, mio Dio. Sì, va bene. No, tutti si sono divisi. E io ho preso l'autostrada, ma come esco? Sto sulla I-88 Harbor Town Rock Ride di Cliff. Oh, come cazzo esco? Come cazzo esco da sta zona qui? Ah no, ecco. Qua stanno le uscite. E le uscite d'emergenza, giusto? Eh sì, vado finito sui binari. Ma come cazzo esco dai binari? Sì, turbo. Però devo capire come uscire di qua. Lasciamo perdere i cartelloni. Di qua si può uscire dai binari? No, non si esce. Quindi io esco di qua. Dai, dai, l'uscita. Ma che sto, primo, settimo, secondo, oddio. Perché incomincia a piovere, mo, nel gioco? Vedo il cielo nuvoloso.
In tutti i giochi che faccio deve stare la pioggia, deve stare le nuvole. Ma che sto terzo? No, 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 non devo perdere. Che mo, devo perdere? Che è sta cosa? Sta mania di perdere qui. Dai, che quando serve il turbo non c'è mai. E questo è il bello del turbo. Whee! Sì, fantastico. Cerchiamo di fare... Dai, che prima arriva, prima alloggia. Sì, vai in contromano, dai, che sto vedendo sulla mappa quelli là. Dopo sta gara spegniamo. Cerchiamo di farcela. Dai. Più burnout, dai. Ce l'abbiamo fatta. No, quelli arrivano prima di me. Devo dare uno slancio forte. Devo dare uno slancio. Dai, che devo arrivare prima. Devo arrivare prima. Devo arrivare prima. No. No. Sono arrivato prima io. Che stronzo. Come ho perso questo evento? Come sono arrivato secondo? Come conta solo vincere? Ma vaffanculo. No. Perché sono arrivato secondo? No. Che merda. Mi preparo per il prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Ciao 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 ciao.